Allora, l'ausilio necessario a chi soffre di distrofia di Duchenne, e parliamo di una carrozzina speciale, non è inserito nel nomenclatore tariffario. La ASL non concede il contributo, ma i genitori vincono la battaglia. Corrieredellasera.it. Partendo da questa notizia, partendo dai 30 anni del Tribunale dei diritti del malato, Tribunale per i diritti del malato, cittadinanza attiva, la nostra puntata di oggi è interamente dedicata a cittadinanza attiva e a chi lotta e combatte anche per noi. La storia di Simon Lucola, Isabella Caporaletti, la mamma, ci ha raccontato a che cosa servisse, fosse assolutamente opportuna e necessaria questa carrozzina nella vita di suo figlio. L'iter però, signora, qual è stato? Ma dunque, intanto bisogna dire che i medici che seguono questi bambini non sempre conoscono gli ausili. Questo è un ausilio molto moderno, è per questo che non è inserito nel nomenclatore tariffario. E, noi, Simon Luca è seguito da un medico straordinario, il professor Marcello Villanova, che da anni si batte per rendere la vita di questi ragazzi più normale possibile, per rendere la loro vita migliore. E quindi diciamo ha prescritto questo ausilio, ma ci ha avvertito che sarebbe stato molto difficile ottenerlo presso la ASL. Infatti la prima decisione della ASL è stata quella di negare l'ausilio perché non inserito nel nomenclatore tariffario. Bene, inseriamolo, è la controrisposta. Insomma. Esatto, infatti diciamo, probabilmente bisognerà lottare per questo, per farlo inserire. Francesca, aspetta un attimo, mi dica. È vecchissimo, è uno dei problemi che il nomenclatore del 99. Ah, ecco, dal 99 ad oggi ovviamente hanno prodotto un'innovazione. 11 anni sono, se sono un telefono cellulare invecchia in 6 mesi, figuratevi in 11 anni di medicina che cosa si possa creare di nuovo, insomma, per il miglior funzionamento del tutto. Comunque, signora, diceva? La dottoressa Moccia prima ha detto una frase bellissima, ha detto: perché non accada ad altri, che è uno dei motti del Tribunale per i diritti del malato, ma è stato anche il motore della nostra, dell'inizio della nostra avventura, perché quando c'è da fare una spesa così grossa per un bambino disabile, anche le nostre famiglie si sono subito attivate per darci una mano, quindi volendo in qualche modo potevamo anche riuscire a sostenere il costo di questo ausilio, ma abbiamo voluto certo. Andare avanti proprio per questo, perché non succeda ad altri, per aprire la strada all'inserimento di questo ausilio nel nomenclatore e quindi alla possibilità per altri bambini che dovessero trovarsi nella situazione di Simon Luca di poter ottenerlo. Ecco, infatti nell'occasione in cui appunto la ASL rispose di no, mi sono messa subito in contatto con l'associazione di cui facciamo parte. Noi facciamo parte della Parent Project. La Parent Project è l'associazione dei genitori dei bambini di Duchenne e Becker, che sono due distrofie molto simili, e questa associazione, il presidente dell'associazione, il dottor Filippo Buccella, ci ha indirizzato verso Cittadinanza Attiva. E a Spoleto, noi viviamo a Spoleto, una piccola città in Umbria, c'è il Tribunale per i diritti del malato. Credo che Spoleto sia stato uno dei primi comuni ad ospitare il Tribunale per i diritti del malato quando è nato 30 anni fa, io me lo ricordo perché ne ho diversi di anni. E la presidente, la Rossana Santi, che è una donna straordinaria, ci ha messo subito in contatto con i legali di Cittadinanza Attiva. E così abbiamo intrapreso questa avventura. Quindi alla fine per sostenere questa spesa voi siete riusciti a far valere il vostro diritto di non dover fare colletta familiare, esatto. Perché è chiaro che se c'è bisogno d'aiuto ci si mette tutti quanti insieme, però non è quella la finalità, certo. Insomma, vivremo in un mondo troppo privato e privatizzato diversamente, no? Quindi siete riusciti a vincere questa battaglia. Simon Luca, posso farti qualche domanda? Mi sì, è concesso? Certo. Sì, certo. Allora, senti, ci diamo del tu perché, insomma, voglio dire, ho solo qualche anno più di te. Cambia poter circolare con autonomia, no? Perché questa tua carrozzina ti permette di vivere in autonomia. Sì,
E quindi? Sono molto contento. Uh-huh. E... Tu vai a scuola? Sì. Uh-huh. E quindi anche a scuola hai la possibilità di muoverti, spostarmi, di spostarti. E poi credo forse, magari per te oggi è normale vedere tutto questo, tu abbia costretto per esempio l'edificio scolastico a dotarsi di pedane, Spoleto che è una città bellissima, a dover rendere conto a queste quattro ruote, no? Sì. Quindi, va bene, lui per ora è giustamente silenzioso e... No, sì, no, hai ragione pure figlio mio, che mi vuoi rispondere di più, no, che si possa aumentare più di tanto, però ecco, quando è arrivata questa carrozzina? È arrivata un anno fa. Uh-huh. E quando è arrivata l'ho provata subito e mi è piaciuta. Difficile da capire o il joystick è... No, è molto facile. Simile al joystick del... Sì, qua. Che si usa per i giochi, no? Sì. Quindi, insomma, sei bravo anche lì? Sì. Quanti anni hai? 12 anni. 12 anni. Capelli lunghi? Sì. Braccia conserte, aria da ragazzo molto serio e molto determinato. E sicuramente questo ti permette anche di... Insomma, di stare insieme agli altri. Sì. No? E diversamente non sarebbe stato possibile. Allora, noi ci auguriamo che, ma non ce lo dobbiamo neanche augurare, ne siamo quasi certi, che Simon Luca, insomma, 12 anni oggi, sono ancora autorizzata a dire da mangiare a pizzichi e a baci, anche se sei già un ragazzo, ma insomma siamo ancora nella fase in cui si può dire a un ragazzo di 12 anni, magari crescendo diventerà uno dei principali sostenitori di questo tribunale per i diritti del malato, insomma questo nome già è conosciuto a casa tua.